Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino vi portiamo nelle Sottilettone Bonelli perché sì, in questo caso anche io compro Sottilette Bonelli ovvero Eternity numero 3 La vita pesa i chiodi delle opere immortali di Alessandro Bilotta, Francesco Ripoli copertina di Gerasi, di Sergio Gerasi ovviamente abbiamo anche, essendo tutto a colori, una colorista che ha delle matera quindi questo ensemble di persone ci porta a questo album Partiamo subito con la nota dolente, ovvero il prezzo 18 euro per 59 tavole di fumetto e praticamente, anzi senza praticamente, zero extra. Eh, questa è la nota dolente, ragazzi. Questi cartonati sono degli aspirapolveri dei vostri portafogli. Però c'è un contenuto, non vi aspirano i soldi e basta, vi danno anche un contenuto e bilotta questo contenuto. Diciamo che ve lo fa apprezzare, quindi andiamo con rigoroso disordine e spieghiamoci il peggio possibile. Cominciamo con la copertina di Sergio Gerasi, che è una copertina che ci mostra il cesto, impassibile, imperturbabile, cosa che poi non sarà sempre vera all'interno della storia, con bicchiere e sigaretta, anzi al contrario, scusate. I vizi, i suoi vizi, ne manca uno ma lo troverete durante la storia. Ed è bello perché non vuole essere un messaggio positivo, cioè vuole essere se stesso, se stesso è così. Questo è Alceste. Non serve una copertina che lo pulisca da quello che è o che lo renda mh, diverso da quello che è. In copertina, vediamo Alceste: punto. Dietro di lui una sana dose di arte di varie raffigurazioni dell'arte, lasciando da parte i gusti personali che sono gusti, quindi siamo tutti diversi, ma tutto quello che vedete qua dietro è fondamentalmente una storia dell'arte contemporanea, quindi davvero qua trovate quello che è l'escursus sull'arte, sull trovate tutti i tipi di arte, ah, scusate, e posso dirvi che è una copertina complessa, semplice come idea. Perché alla fine è semplice come idea. Protagonista nudo e crudo, così com'è, e arte dietro. L'idea è semplice. La realizzazione penso che il povero Gerasi non l'abbia fatta proprio così alla buona. Non è stato un bicchiere d'acqua. Quindi rendo merito per una copertina da un concept semplice, ma da una realizzazione tutt'altro che facile. Quindi i miei complimenti. PS spicca tantissimo. Quando andate, a meno che non lo fanno trovare così, ma quando andate in libreria lo trovate in questo modo, vi assicuro che nel, me nel mezzo nel marasma spicca parecchio, perché è una copertina che ti colpisce, anche se non sai cosa sia, la sfogliata gliela dai. E ne ho visti, eh, ne ho visti sfogliarlo. Quindi ci sta alla grande, complimenti, entrando, troviamo subito un editoriale molto bello e molto personale di Alessandro Bilotta. E... Ho poco da dire, cioè Alessandro è molto uh, si lascia proprio andare in questi editoriali. Ci racconta di sé. Non ci racconta del bilotta, sceneggiatore o non solo perlomeno. Ci racconta dell'Alessandro e anche un po' del suo percorso che l'ha portato ad un certo tipo, del suo personale. Quindi, ragazzi, davvero sono editoriali a cuore aperto, belli da leggere e che ti avvicinano umanamente all'autore. Quindi, davvero, ragazzi. Leggeteli, se siete quelli che divorano solo le storie, non fatelo, soffermatevi a leggere anche questo perché ne vale la pena. Purtroppo poi troviamo un fronte spizio che ormai è quello e un una seconda immagine che ormai è quella dal numero uno secondo me qui potrebbero farla cambiare un po', ecco, aveva senso nel primo volume perché era un'immagine nel primo volume, però magari nei, nei successivi cambiarla non lo so mi sembra un po' short-tense production da parte di casa Bonelli va bene fronte spizio che è quell'immagine canonica ma almeno dopo mettetene una diversa che si differenzi l'albo almeno no questa cosetta aiuterebbe un po una frase che dice tutto e dice niente sull'albo poi la capirete solo alla fine e poi partiamo partiamo con i disegni i disegni di francesco ripoli che sono belli cattivi umani e non saprei come definirli, cioè la parte, la parte di Ariovisto è che è un nome impronunciabile. Ci metto sei mesi a, capire, a ricordarmelo. È inquietante. Lo vediamo bene, lo vediamo perverso, ma non disumanizzato. Mi piace, mi piace parecchio. Anche la rabbia, questa rabbia trogludita che ha addosso, mi piace un sacco. Dall'altra parte, poi vediamo il contrattare invece di Alceste, della sua vita agiata come ospite su questa su questo su questa barca di questo conte, come discesa da questo conte, come nottambulo, come festaiolo, però fuori dagli schemi, festaiolo a modo suo, come seduttore, cioè vediamo tutto questo e vediamo soprattutto soprattutto vediamo un po' questo contraltare, vediamo il suo porsi anche nei confronti di Ariovisto e sarà molto interessante, quindi i disegni sono veramente fantastici tra l'altro eh, al ceste non è un mostro di espressività ha sempre quella faccia un po' alteziosa quel non me ne frega un cazzo del resto del mondo eppure quando serve la pennellata di emozione arriva pagina 35 poi ve la spiego un pochino meglio Ragazzi, è una pennellata di ripoli incredibile, vi spezza proprio la vi spezza al ceste. questa, Lo vedete in... sempre in un certo modo, tranne lì, ed è qualcosa che vi lascerà incredibilmente basiti. Quindi è promossa al mille per mille. Disegni fantastici, ve li lascio guardare perché quel poco che posso mettere lo metto e ve lo lascio scorrere qua dietro. Alessandro Bilotta ci racconta innanzitutto la storia quella con la s minuscola, quindi l'entrata nel, nel, di di, nel cast di personaggi di Alceste del conte, di Ariovisto e di questa biondina, a quanto pare presumo piacciono le biondine, probabilmente a, a Bilotta stesso, ma soprattutto ad Alceste direi, nella sua vita. E questa è la parte interna, quindi vediamo questa, questo affrontare, vediamo anche come ragiona Alceste come mette sul piatto certe cose, come digerisce certe scene che vede, quella dei, quella dei delfini è fantastica ragazzi, la, la, battuta, sui, la battuta sui delfini è, è incredibile ragazzi perché fa, fa ridere e fa riflettere contemporaneamente. E al Ceste fa vedere anche com'è sopra le righe, ce lo fa vedere quando riceve il vino addosso. Che... Sopra le righe, proprio ignorata totale, e un pochino forse esageratamente sopra le righe con la parte dei, dei, degli zingari in fondo lì. Effettivamente mi è sembrato troppo sopra le righe, però, ragazzi, d'altronde, chi sono io per eh, definire come ci si deve comportare in un certo modo? Francamente, l'ho trovato un filettino sopra le righe. lì Anche se poi viene spiegato tutto nel comportamento finale. Nel, nella frase finale che dice il buon Alceste in mezzo qualche scena un po' atletica per, per lui forse che non mi sembra propriamente il Tom Cruise di Mission Impossible però diciamo che la mandiamo giù per esigenza di trama e non è eccessivamente stonata Ecco, mettiamola così è un beneficio un po' di un po di action all'interno di storie che normalmente l'action non ce l'hanno mentre a rivisto eh, prende prende l'arte, fa anche un po' una critica, forse a un certo tipo di arte, a un certo tipo di spettacolarizzazione. Trovo piuttosto inverosimile la scena del vernissage con, con Ariovisto e la ragazza, e i commenti dietro. Per quanto sia tutto estremizzato, quello mi sembra un tantino irrealistico, eccessivamente estremizzato. Ma d'altronde non siamo nel mondo reale, siamo nel mondo di Alceste. Scendendo a patti con tutto questo, la storia vi scorre sotto gli occhi molto bene. I personaggi sono forti. Nel frattempo, però, abbiamo anche lo sviluppo dell'altra trama, quella orizzontale, quella in cui Alceste. C'è un mondo che si muove intorno a lui. Abbiamo visto di Kiko Mori, ora capiamo chi è e co come influenzerà il mondo del giornale dove lavora Alceste. Sarà molto interessante questa parte. Rivediamo Tito Forte che si muoverà in un certo modo e, soprattutto, viene ricitato il famoso libro che sta scrivendo o che ha già scritto. Questo non ci è dato ancora a saperlo, il, anche se sembrerebbe già scritto, Il Buon Alceste. Verso Tito Forte, quindi ancora non sappiamo cosa uscirà da lì. E intanto vediamo i due nemici amici amici in particolare diciamo particolare in più c'è una scena in cui alceste toglie vi dicevo la sua maschera e fa un collegamento con il numero uno fortissimo la mostra in cui arioste eh, ariovisto dicendo ariostide ariovisto si espone lui stesso come arte si chiude in una teca alceste vedrà qualcosa in quella teca riconoscerà quella teca e succede che fa riferimento al numero 1, quindi vi ho già detto tutto. La sua reazione è forte, nonostante lui la mascheri con altro, facendo la solita battuta, facendo un po' l'alternativo, ma è palese il perché succede quello che succede in queste scene. E qua si dimostra una sua umanità, tanto come nell'uno verso la fine si dimostra, anche qua, che non è solo quella maschera di altezzosità e di... Pessimismo cosmico, misto realista, è un personaggio molto sfaccettato, più di quello che sembra. Ma qua si vede il concetto di umanità, il suo provare sentimenti di un certo tipo. Quindi in due pennellate, bravissimo Bilotta a darcelo. Quindi ve lo consiglio, in parte sì, in parte ni. Perché in parte sì, in parte ni? In parte ni per ovvi motivi, ci sono un sacco di riferimenti ai numeri precedenti che sono due e quindi potreste non cogliere tutto anche se all'interno viene spiegato alcune scene esattamente come l'ultimo detto se non avete letto l'uno non la cogliete ed è qualcosa che secondo me invece è bello perché è una conseguenzialità fa passare il tempo c'è cioè uno scorrere del tempo all'interno di Eternity e anche una crescita dei personaggi che non lasciano gli eventi a dimenticarsi e a decantare ma che lasciano strascichi e poi perché mette il, il carico proprio al numero prossimo in cui ci viene già annunciato che arriverà il sensitivo. Qua ci viene detto tra le righe che arriverà sto sensitivo e il prossimo onore è proprio dedicato a quello. Quindi c'è una prosecuzione. Invece ve lo consiglio se volete provare a leggere un qualcosa di diverso da quello che potete quasi sempre trovare. Meno avventuroso nonostante il finale. Meno meno semplice per certi versi più cervellotico che magari si stacca da quel fumetto che avete sempre letto non sto dicendo che sia un qualcosa di wow non l'avete mai visto prima ma probabilmente è un genere è un tipo di narrazione che difficilmente attecchisce fuori da certi da certi campi ecco magari può essere l'occasione di provare a dare quel piccolo, quella piccola spintarella per portare Eternity un po' a tutti, perché secondo me è una lettura che va un po' bene a tutti. Certo, bisogna essere pronti a leggere determinate tipologie e determinati tipi di narrazione, ma se ci entrate, e vi assicuro che non è difficile entrarci in quel mood, vi troverete davanti un'opera veramente interessante e sono sicuro che recupererete anche gli altri due, proprio perché c'è una continuity di fondo, blanda, ma incisiva. Quindi Eternity numero 3, assolutamente una lettura consigliata, a patto che vi piaccia questo stile. E soprattutto vi consiglio, cominciate dall'1 perché avete una storia vera e propria. Questa la trovate forse più facilmente perché è appena uscita, ma se riuscite, partite dall'inizio. In ogni caso, anche qui non è un brutto partire. Quindi complimenti a tutti i personaggi coinvolti, a tutte le persone coinvolte perché il lavoro è sicuramente di pregevole qualità. A voi la lettura.